Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi video di tutti i prodotti finiti del mese di marzo. Partiamo dai prodotti make-up, perché in questo periodo sto cercando di terminarne un po'. Ho prodotti che avevo già da qualche tempo, mascara, eccetera. Allora, il primo prodotto che ho terminato, anche se in realtà non ho terminato tutto, è questo primer di Neve Cosmetics. Questa è la versione mattificante. Ne è rimasto proprio un pizzichino qua alla fine, ma lo vado a cestinare perché ha cambiato un po' la consistenza e ho difficoltà proprio a stenderlo. Noto proprio una differenza rispetto a quando l'avevo acquistato all'inizio. Se sentite dei rumori, mi spiace, ma qua fuori stanno facendo dei lavori. Comunque, è un primer che mi è piaciuto perché ha una colorazione leggermente beigiolina che mi andava leggerissimamente ad uniformare l'incarnato. Trovo che nonostante il fatto sia una versione mattificante, non è totalmente mattificante, ma un po' mi andava ad idratare. Lo amavo anche durante le stagioni calde perché utilizzavo questo sotto, mettevo la crema solare. Vabbè, facevo la mia solita skincare, poi crema solare, questo qui, un po' di fondotinta, un velo di cipria e io. Questa era la mia base estiva o comunque nei periodi più caldi. Mi è piaciuto, ma non penso che lo riacquisterò perché. Mi sono resa conto che sulla mia pelle, ecco, non necessito di un vero e proprio primer, quindi, però mi è piaciuto. Poi, due mascara terminati, uno è il Pupa Vamp, il classico Pupa Vamp nero che acquisto e riacquisto negli anni, non so quanti ne ho acquistati. Ha uno scovolino abbastanza cicciotto, e leggermente un po' tende a sporcare se non fate attenzione. Mi piace perché in poche passate riesco ad ottenere sia un buon volume che una buona lunghezza. Ho notato che però rispetto a quelli che acquistavo gli anni precedenti, gli ultimi tendono a seccarsi più velocemente. Non so se è una mia impressione, comunque. Altro mascara invece che acquisto anche questo sempre e ho sempre qui da utilizzare insieme ad altri mascara è questo qui della Maybelline, il ciglia sensazionali. Io questo lo riacquisto sempre e lo voglio sempre avere qui perché quando utilizzo mascara che non mi piacciono, vado poi con questo lo utilizzo proprio come un vero e proprio mascara top coat perché mi va ad allungare le ciglia, me le incurva ancora ulteriormente e mi dà anche un leggero volume alla base. Io lo amo, utilizzato così, praticamente lo utilizzo tutti i giorni insieme ad altri. Poi vado a cestinare due prodotti della Kiko. Questi qui sono i mascara con le fibre, sì, in due colorazioni, una è la 3 e uno è la 02. Allora, le avevo acquistate. Non so quanto tempo fa, ma non tanto tempo fa, ed erano in offerta. Li avevo acquistati da utilizzare magari la mattina, quando ero un po' più di fretta da passare. Allora, io da quando li ho aperti, sti mascara non li capisco perché ho provato a utilizzarli e applicarli, cioè sfumarli direttamente sul sopracciglio con lo scovolino, che è enorme, secondo me, comunque. E poi li andavo a sfumare ulteriormente con uno scovolino pulito. Cosa succedeva? Che si andavano a creare dei grumi, e il prodotto si toglieva. Quindi non capivo. Mi ricordo che erano in offerta, non mi ricordo se c'era prendi due, paghi uno, forse erano proprio tipo al 50 o al 60%. Io non so, io ad esempio so che Greta, che anche lei qui ha un canale su YouTube che si chiama Passione Makeup, se non sbaglio, 93 o 93, non mi ricordo più, perdonami. Comunque, Greta, tu sai che sto parlando di te. So che lei, ad esempio, questo lo ama, però non so se è un problema di questo prodotto, che non lo so, perché li applicavo e poi sparivano via. Ho provato ad applicarli anche col pennello, con un pennello appunto per sopracciglia un po' più sottile. L'effetto era bello, quando poi andavo a sfumare con il pennello, il prodotto andava via e si creavano dei pallini un po', non so, del tipo degli accumuli di prodotto. Non lo so. Io li cestino perché non riesco proprio ad utilizzarli, quindi niente. Passiamo a tutti i prodotti beauty che ho messo qua dentro. Allora,
Terminate le salviettine della Pampers, queste le avevamo prese per i piccolini in offerta all'Esselunga e ci sono piaciute sia come tessuto che per quanto erano imbevute appunto le salviettine, ci sono piaciute. Poi ho terminato la mia amatissima acqua idratante della Jouer, questa l'avevo acquistata presso la mia parafarmacia di fiducia in una confezione risparmio dove ce n'erano due, se ne pagava una se non sbaglio il prezzo di due, l'altra per ora è da parte perché adesso sto utilizzando un altro prodotto, mi è piaciuta da morire. Io la utilizzavo principalmente a fine struccaggio, quindi una volta che mi struccavo per andare a reidratare la pelle andavo con questa e l'ho utilizzata anche quelle volte in cui magari mi truccavo la mattina presto, poi magari al pomeriggio dovevo uscire. E non volevo struccarmi e ristruccarmi ancora. Allora cosa facevo? Vaporizzavo un po' di questa sul viso, mi andava a reidratare tantissimo la pelle e poi riapplicavo solo leggermente magari un po' di blush e un po' di terra. Ma è davvero buonissima. Ve la consiglio perché poi la profumazione è buona, delicata e poi ha un prezzo, allora se non sbaglio è intorno ai 10 euro, non vorrei dire una sciocchezza, però comunque non ha un prezzo elevatissimo. E l'erogatore è davvero bellissimo perché comunque questo qui quelli tipo a spray tipo getto da deodorante però vaporizza molto bene l'acqua, è molto micronizzata, ecco, e mi è piaciuta da morire, quindi poi quando terminerò l'altra sicuramente la riacquisterò. Abbiamo terminato questo bagno corpo di pH Bio, questo l'avevo acquistato a Lidl perché ne sentivo sempre parlare e non li trovavo mai. Allora, ci è piaciuto come consistenza di bagnoschiuma, perché comunque ha una bella consistenza, non so come spiegarvi, ha una consistenza in gel, fa una bella schiuma, la profumazione però a me non faceva impazzire, la profumazione sa proprio di erbe, quindi non mi è piaciuta la profumazione, però di per sé il prodotto è davvero buono. Solito gel d'aloe dell'Omnia, gel d'aloe vera che io utilizzo sui capelli. Ho terminato l'acqua rilassante profumata della NYX, buonissima! Questa mi era stata omaggiata l'anno scorso. Che buona, dalla parafarmacia e io l'ho utilizzata volentieri nel periodo estivo come profumo perché a volte. Durante le stagioni più calde non mi piace sentirmi addosso troppo sul profumo, non so, mi dà fastidio, preferisco le acque. E poi l'ho utilizzata dopo la doccia vaporizzata sul corpo, mi è piaciuta da morire, buonissima. Io non so se avete mai provato questo prodotto, ma davvero buono. Poi ho terminato per il piccolino questo detergente delicato viso e corpo di Natura Verde Bio, questo lo riacquistiamo spesso, ci piace, l'unica cosa è che se eccedete un po' con le quantità tende a seccare la pelle, almeno sul mio piccolo, però ci piace, è buono. Poi ho terminato questa crema Ricci Anticrespo di Adorn, crema che io utilizzavo praticamente in doccia dopo aver fatto lo shampoo su capelli stra umidi, stra bagnati, andavo proprio a tamponarne una goccettina sui capelli e poi avvolgevo i capelli nell'asciugamano e poi facevo la mia solita asciugatura, eccetera. Mi è piaciuta perché tendeva a darmi un effetto meno crespo del riccio e la riacquisterò perché ha un prezzo davvero basso. Poi, terminato questo buonissimo bagnoschiuma della Johnson, questo qui è con yogurt, miele e avena, buonissimo anche la profumazione, è davvero buonissima, è una profumazione dolce ma non forte, ecco, non nauseante, mi è piaciuto. Si sente davvero tanto, sia il miele che l'avena, mi piace, è piaciuto davvero tanto. Poi, altro bagnoschiuma del piccolo di Natura Verde, bagnetto delicato, con avena e camomilla. Questo lo uso nella vasca per il piccolo e noi li acquistiamo spesso e li alterniamo. Questi sono quelli con cui ci troviamo solitamente meglio. Poi, struccante occhi della Nivea, terminato, e questo mi era stato regalato, se non sbaglio, a Natale con altri prodottini. Allora, strucca,
Però per struccare bene devo metterne un bel po' e per la confezione, comunque una confezione da 125 ml, ecco, non conviene acquistarlo secondo me. Ho visto che però poi quando eccedevo con le quantità, perché comunque non mi struccava, mi andava a bruciare gli occhi, quindi non mi è piaciuto, non mi è piaciuto e non lo acquisterò. Poi ho terminato questo deodorante della Dove, il Talc Soft, questo è uno dei deodoranti che sto al momento utilizzando e che non mi irrita la pelle, quindi per adesso c'è questo, per ora mi piace. Poi ho terminato questa saponetta, anzi abbiamo terminato questa saponetta di Provenzali Bio, questa è al profumo di viola, che buono. Io queste le acquisto spesso e io mi trovo bene con queste saponette e spesso le utilizzo anche per lavare le mie spugnette o il panno con cui mi vado poi a struccare, ci piacciono molto. Poi ho terminato un po' di maschere. Allora, era da tempo che avevo accantonato un po' le maschere, un po' per pigrizia, e ho voluto reinserirle nella mia skincare perché comunque quando le facevo notavo la differenza. Ecco, non sono chissà quali maschere di chissà quali brand, però queste sono quelle con cui comunque alcune le avevo utilizzate in passato, altre sono nuove, però mi sto trovando abbastanza bene. Allora, una è questa qui dell'Equilibria all'olio di argan, questa è la maschera viso anti-aging. Io con questa bustina ci ho fatto due applicazioni, ma la seconda ho abbondato un po' e devo dire che magari ce ne stanno anche tre di applicazioni. Nella confezione ne trovate due di queste, e cioè è una confezione da due e il prezzo è davvero basso, mi è piaciuta tantissimo. Secondo me va tenuta più di un quarto d'ora sul viso e lascia la pelle morbida, compatta, bella, bella idratata, bella nutrita, mi è piaciuta da morire. E la profumazione ricorda un po', che buona, la profumazione delle salviette e dell'acqua micellare che io spesso acquistavo. Altre due maschere della Garnier terminate, una è quella super idratante energizzante e l'altra è quella Detox, la maschera nera. Allora, queste le utilizzavo anche in passato e mi piacciono da morire. Io con questa ci ho fatto due applicazioni perché sono talmente imbevute che è un peccato dopo la prima applicazione buttarle via. Quindi io dopo la prima applicazione tendevo cercavo di ripiegare la maschera meglio possibile, la andavo a rimettere nella sua bustina chiusa, la chiudevo con una molletta e la seconda volta, la seconda applicazione, la maschera era di nuovo imbevuta, quindi comunque di prodotto e di siero ce n'è, è abbondante e mi è piaciuta da morire. Anche questa mi è piaciuta molto, anche con questa ci ho fatto due applicazioni, devo dire che però questa comunque ha un effetto matte, quindi purifica, idrata. Tendevo, a differenza di questa che è idratante, a sentirmi la pelle tirare, anche se io non ho una pelle particolarmente secca, e soprattutto in questo periodo devo dire che è poco secca, più mista. Però mi è piaciuta perché sentivo appunto la pelle purificata. Altra maschera che ho terminato è questa qui di Elizabecca. Questa mi era stata inviata l'anno scorso, non mi ricordo più, comunque qualche un bel po' di tempo fa. Ma quanto sono imbevute queste maschere? Allora, sono tanto tanto imbevute, però il tessuto della maschera è troppo sottile, secondo me. Cioè, a differenza di queste, che comunque come dire, è comoda sul viso, il tessuto è giusto, no? Non è né troppo spesso né troppo sottile. Queste, secondo me, hanno uno spessore troppo, troppo sottile. Anche queste erano tanto imbevute, e anche in questo caso le avevo utilizzate per due applicazioni. Quindi, però, comunque, tra tutte, io quelle che riacquisto spesso sono quelle della Garnier. E basta, allora questi sono tutti i prodotti finiti del mese di marzo. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!